primo tempo Cold Coffee contro Cervia De Fazio, 1-1, bella partita equilibrata. Cosa si deve fare in questo secondo tempo? Rimanere concentrati come siamo, spingere, dare qualcosa in più. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo. Andiamo da qualcuno del Cold Coffee. Esposito, c'è stato Esposito, 1-1, partita equilibrata. Secondo te cosa si deve fare in questo secondo tempo per portare il risultato a casa? Chi ha più benzina vince oggi. Va bene, facciamo più attenzione quando c'hanno loro palla, più aggressivi, e noi cerchiamo di realizzare. Grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo, ci vediamo dopo per Gold Coffee contro Cervia. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita, abbiamo visto affrontarsi Cervia e Gold Coffee. 3-1 per il Cervia, migliore in campo Alessio Esposito, alla mia destra migliore di più Esposito Ciro. Ciro, senti, oggi partita molto equilibrata nel primo tempo, secondo tempo avete mollato un po', forse non avete gestito secondo me bene i cambi, e diciamo che gli avversari comunque hanno vinto. Cosa ne pensi? Abbiamo avuto un calo fisico, appunto come dicevi tu, non abbiamo gestito bene i cambi, dovevamo gestire un po' meglio la palla e non buttarla così gratuitamente. Vabbè, ce la vedremo la prossima volta. A chi vuoi fare un saluto in particolare? La mia nipotina Beth. Grazie. Alessio, passiamo a te, grande partita del Cervia che dopo la prima sconfitta della prima giornata poi non si è più fermato, continuate a vincere. State giocando veramente un buon calcio, ricordiamo che oggi era assente Murat ma è stato rimpiazzato alla grande comunque da Congia Giovo, che sappiamo che è uno che sa fare la differenza. Cosa ne pensi? Io penso che l'assenza di Murat si è sentita perché Danilo è bravissimo nel fare le sponde e giocare spalla alla porta, e oggi abbiamo sofferto un po' questo, però Manuele ha giocato benissimo. L'unica cosa, effettivamente, abbiamo sofferto un po' l'assenza del cambio, alla fine siamo arrivati un po' stanchi, però abbiamo gestito, comunque siamo stati tranquilli. Abbiamo avuto molte occasioni e alla fine abbiamo portato 3 punti a casa, e questo è l'importante. Senti Alessio, vuoi fare una dedica speciale per la tua doppietta e per la prestazione della squadra? Allora, dedichiamo ad Andrea e Danilo che oggi non ci stavano, e Emanuele che è venuto a sostituire. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo per il prossimo torneo, ciao ragazzi.